telefono a My Generation abbiamo due rappresentanti dei pazienti lesionati al midollo spinale. Perché due pazienti lesionati al midollo spinale che salutiamo? Loredana Longo, ciao Loredana. Ciao. Buonasera. E Paolo Cipolla, ciao Paolo. Ciao, buonasera anche lei. Allora, i due minuti che abbiamo sono vostri, se riuscite a dirci, come riuscirete senz'altro a dirci, quanto è importante per voi pazienti lesionati al midollo spinale la ricerca. Loredana, perché è importante? È importante perché è l'unica che ci può dare le vere pari opportunità. Di fatto l'abbattimento delle barriere e i diritti sono importanti, ma è solo la cura che ci può far tornare alla nostra vera vita indipendente. Tu tra l'altro, Loredana, sei presidente di un gruppo che vuole diventare anche associazione, no? Sì, l'intento potrebbe essere quello, però di fatto siamo un movimento di persone che hanno una lesione spinale cronica e non vedono l'ora di poter guarire. Paolo, la tua testimonianza qual è? Tu ti occupi di ricerca sul midollo spinale, no? Sì, io mi occupo di ricerca da un punto di vista del paziente, perché anch'io sono un paziente. E mi sono reso conto che purtroppo una cura non c'è, salvo i vari viaggi della speranza che ti lasciano solo più povero e come prima. E l'unica cura che ci può essere viene dalla ricerca, da bravi ricercatori come quelli che abbiamo appena ascoltato, cioè Ilaria e Francesco, che hanno delle ottime, sono su una buona strada e vanno assolutamente supportati, perché solo supportando iniziative di idee di ricerca che hanno questi bravi ricercatori si potrà arrivare alle cure per noi che abbiamo una lesione spinale, ma anche per altre patologie che sono comunque legate al tipo di ricerca che fanno questi due bravi ricercatori. Ed è un peccato che spesso idee del genere rimangono nel cassetto solo per mancanza di fondi, perché la ricerca medica non è considerata una priorità. Il senso di My Generation di oggi, Paolo e Loredana, era proprio questo: partire dalla ricerca per arrivare ai pazienti e dimostrare che insieme si può fare la forza. Sentite l'abbraccio forte che vi fa Jacopo e Claudio, lo sentite? Sì, grazie. Ciao. E allora, finita? Io direi che sono bellissime testimonianze. Assolutamente. Queste, soprattutto proprio di vita. Bene. Pieni di vita. Brava Ilaria e brava Francesco. Ce la siamo cavicchiata anche oggi. Tutto è andato bene. Appuntamento lunedì. Immancabilmente. Buon fine settimana. Radio Verona ha presentato Radio Verona My Generation.